Dottor Donghi, mi scusi. Dottor Donghi, io non ce la faccio più. Il personale di questo ospedale è veramente sfacciato. Certa gente non si vergogna di niente. Prima mi sono assentata 5 minuti dalla sala operatoria e un assistente si è permesso certi commenti. Dottor Donghi, lei lo sa quanto sono attaccata al mio lavoro e quando mi attacco non mollo. Però anch'io ogni tanto ho bisogno di riprendere fiato. No. Dottor Donghi, lei è il primario di questo ospedale. Lei ha il dovere di fare qualche cosa. Dottor Donghi, la farà. Gradino, altro gradino. Buonasera, siamo due, una normale e una cieca. Grazie. Eccoci qua. Sì. Dov'è la sedia? Tesoro, la sedia è vicino al tavolo. Dove deve essere la sedia? Dove sono tutte le sedie? Che ingenua che sei. E senti, quindi questo Franco che cos'è? Un appuntamento al buio? No, è l'amico... Ieri ero alla festa della Gabri, no? Che tra l'altro ci sono andata anche se non c'avevo nessuna voglia, ma quella ha insistito così tanto. E c'era il Tony, presente il Tony? Quello bellissimo ma insopportabile che mi batte i pezzi da un anno, no? Allora stavo parlando con Tony e mi sei venuta in mente tu perché ho detto meno male che non sono nata cieca, perché vabbè che Tony è insopportabile, però perlomeno non sono cieca. Dunque, per me un Negroni, per la mia amica una cioccolata, perché tanto è cieca e non beve. Che palle! Senti che questo rumore di fogliettino? Uh-huh. È il fogliettino delle ordinazioni, ma il cameriere mi ha appena scritto il suo numero di telefono. Solo perché è un figo pazzesco che di poterci provare così. Ma sentimi invece, ma questo Franco a che ora ti ha detto? Alle 10. Le 10, come è fatto? Cioè, vabbè che sei cieca, però te l'avranno descritto, no? Lei è Franco, l'amico di Sabrina. Quello alto, con la mascella pronunciata, quello bello. Bello, mascella pronunciata. Con gli occhi azzurri? Sì. Ma chi, Franco, l'amico di Sabrina? Sì, sì, lui. Ma quello è un cesso, tesoro, ma scusa, non ti hanno consigliato male. Vabbè, però per te va benissimo perché sei cieca. Senti, io vado un attimo in bagno, aspettami qui dove non dai fastidio a nessuno, ok? Ok. Ciao, tu sei Franco, l'amico di Sabrina? Sì. Avevi un appuntamento con Fabiana alle 10? Sì, ma tu chi sei? Io sono Monica, la sua amica. In realtà sono più la sua badante da quando ha preso quella brutta malattia. Perché ha preso una brutta malattia. E mi ha detto che... mi ha detto di dirti che non può venire all'appuntamento questa sera. Quindi purtroppo non può essere qui. E... scusa, adesso devo andare perché le devo portare il metadone. Capito? Beh... senti, bello, Fabiana, gli stai sui coglioni, ha detto di non farti più vedere, capito il messaggio? Dai, forza, cammina. Bye, bye. Oddio, che fila che c'era quel bagno. Ma senti, che cafone questo Franco, ti ha dato il bidone solo perché sei cieca. Ma tesoro, ma cosa hai fatto? Ma che sbadata che sei! Ma ti sei macchiata tutta la camicetta con la cioccolata! Ma adesso c'è la tua amica che ci vede benissimo che ti pulisce, eh? Oddio, c'hai anche i baffi in faccia! Tranquillo che c'è la tua amica che ti pulisce. Dottor Donghi, è permesso? Dottor Donghi, ho pensato una cosa riguardo al nuovo reparto. In fondo, se sono diventata chirurga così giovane, ci sarà un motivo, no? Voglio dire, sono brava a lavorare con le mani, ma anche con la testa, no? Quindi non c'è niente di male che io aspiri a una posizione più alta, che so, da direttrice. Dottor Donghi? Che faccio? Aspiro. Thank you.
Vai, ma la luce c'è in ritardo, forza! Che è successo? Che c'è? Dio, San Pietro, che schifo, hai visto? Ma chi è quello? Ma sì, quello che eravamo nella spazzatura, che schifo, Dio, che facciamo, che schifo! Normale, normale, eravamo nella spazzatura normale, normalissimo, evidentemente non ha soldi. Povero, ma perché ce ne sono ancora? Sì, Maria Luce, un povero, normale, normalissimo, ci sono i ricchi, ci sono i poveri, normale, normalissimo. Ecco, Rinaldo, ti sta tanto simpatico, no? Prima era povero. Rinaldo era povero? Oddio, che schifo, ieri hanno chiusato il nostro bagno. Oddio, Gian Pietro, hai visto? Ci ha guardato, che schifo, che facciamo adesso? È normale, uno guarda, ci sono delle persone, normali, normalissime. Uno le guarda, normale. Senti, facciamo così, ora passo lì davanti, gli do qualche euro e... Ma sei impazzito? Ma cosa vuoi, umiliarlo? Ma sei un mostro! Se qualcuno provasse a fare l'elemosina a me, mi incacchierei come una scimmia! Mi dà qualche euro lui! E certo, si lava la sua bella coscienzina lui! E alla mia chi ci pensa? Cosa faccio? Passo lì davanti con la coscienza tutta sporca? E comunque non saranno certo pochi euro a cambiargli la vita. E comunque che è sfacciato. Venire qui e sbatterci in faccia tutta la sua povertà. E sono povero e ho fame e non ho soldi e dormo sotto i ponti e mi mangio i topi e piscio nei cespugli e mi lavo con la terra. Io non vado certo in giro ad ostentare la mia ricchezza. Tesoro, scusa se mi permetto, ma le nostre racchette da sole valgono 1000 euro, sono vintage. Normale. No, il problema c'è. La sbatto via. Tanto domani mi ne compro altre 6. Va bene le racchette, e allora il tuo maglione di marca? Il tuo orologio da 15.000 euro? E i tuoi orecchini? Le tue scarpe di Bucci? Le scarpe di Bucci quanto le hai pagate? 450 euro. Normale. Ma non erano 300? Sì, vabbè, comunque che faccio? Me le tolgo, mi tolgo le scarpe. È normale, normalissimo, non toglie le scarpe, me le tolgo. Vai, Maria Luce, così vai. Vai così, Maria Luce. Buona. Vai Maria Luce, vai così, Maria Luce, vai! Vanno così, Maria Luce! Vai, vai, vedi, è normale! Carissimi cardinali, santo padre, è inutile negare che ultimamente la Chiesa non sta riscuotendo quel successo che tutti noi ci auspicheremmo riscuotesse. Sono finiti i tempi in cui la facciamo da padrone. Vi ricordate l'anno 1000, il Medioevo? Bei tempi quelli, padre Boi. Purtroppo la realtà adesso è che stiamo perdendo sempre più fedeli. Le nostre quote di mercato si stanno restringendosi ogni giorno di più. Ecco, vedete? E allora che fare? Vi chiedo, che fare, padre Boi? Che fare, padre Giorgio? Conoscete quest'uomo? Beh, penso di sì. Molti di voi probabilmente lo conoscono anche di persona, non lo so. Ebbene, quest'uomo ha qualche cosa che noi abbiamo perso. Il terrore! Col terrore, si sa. È molto più semplice controllare la propria clientela. I clienti di quest'uomo farebbero di tutto per lui. E i nostri che fanno? Si ricordano manco più quanti sono i comandamenti, 5, 7, 12. E poi bestemmiano dalla mattina alla sera. Ma scusate, ma mi sbaglio, noi un tempo avevamo il monopolio del terrore.
Proviamo a pensare all'Inquisizione, alla caccia alle streghe, e andare in Terra Santa spacca tutto, fa disastri, le crociate, signori, le crociate. Ed è per questo che noi abbiamo fatto un piccolo sondaggio tra i nostri fedeli per capire che cosa li terrorizza di più. Nessuna sorpresa al primo posto, dove troviamo Osama Bin Laden, più giù le tasse, più ancora giù Bruno Vespa, Gargamella, e dov'è Gesù? Dov'è Gesù? Non lo so, dov'è? Non lo so, cerchiamolo, dov'è Gesù? Io vado di qua. Gesù, stai di qua, Gesù, vieni Gesù. Fuori, dai, basta con questi scherzi. Padre Boia, forse hai visto Gesù? Dove sta? Ebbene, Gesù è qui in fondo, addirittura dopo i Teletubbies, dei pupazzi col televisore della pancia. Ma facciamo un passo indietro. Come si sa, la gente subisce il fascino del criminale. E quest'uomo è naturalmente un criminale. E Gesù? Era forse quello stinco di santo che si dice in giro? Esaminiamo i due personaggi. Osama Bin Laden, per non farsi trovare dove si nascondeva in una grotta. E non è forse vero che anche il nostro signore Gesù si è nascosto in una grotta? Ma dico io, ma c'è bisogno di nascondersi in una cantina con le bestie se si ha la coscienza pulita? Io dico di no. Eppure io. Non è forse vero che Gesù era ricercato numero uno dell'impero romano, il più pericoloso? E quando l'hanno beccato, non l'hanno forse malmenato, infilzato e frustato e poi crocifisso? E perché l'hanno crocifisso? Per divertimento? Certo, c'era niente da fare quel giorno. Se l'hanno crocifisso, qualche cosa avrà pur fatto questo benedetto ragazzo. Su! Si calmi, padre. Si calmi. Vabbè, comunque sappiamo tutti poi come è andata a finire la storia, che Gesù è morto ed è risorto ed è scappato dandosi alla macchia nel deserto. Ora, per conferirgli maggiore fascino, potremmo tranquillamente raccontare ai nostri fedeli che Gesù è latitante. Signorina, c'è il dottor Donghi? Ma cos'è, cretina? Cosa me ne frega se il dottor Donghi è occupato? Per me il dottor Donghi è sempre libero, mi faccia passare. Dottor Donghi, mi scusi. Dottor Donghi, il nuovo assistente è volgare e spudorato. Solo perché sono un chirurgo donna si permette di fare certi doppi sensi. Ma dico io, le sembro una che si diverte a stare a certi scherzi, ma non mi ha visto in faccia. Dottor Donghi, lo sa che io so tirare fuori il meglio delle persone. Mi metto sotto e finché non l'ho tirato fuori non desisto. Ma con questo, dottor Donghi, non so veramente cosa fare. Me lo dica lei, dottor Donghi, cosa devo fare? Cosa devo fare, dottor Donghi, cosa devo fare? Senti, Mandelli, queste pratiche andrebbero fatte per stasera. Ciao. Ciao. Però che palle, ragazzi. Io non posso fare sempre le pratiche di tutti. Io non posso fermarmi tutti i giorni fino alle 8 di sera senza gli straordinari pagati per 500 euro al mese. Cosa sono, uno schiavo? Sei una merda, fai schifo. Sei un precario. Buongiorno, signor direttore. Ho sentito che si lamentava degli orari. Per noi è una priorità assoluta che il dipendente sia pienamente soddisfatto. Che forse lei per caso non è pienamente soddisfatto. No, io so. Risponda. Sei una merda, fai schifo.
sei l'ultima ruota del carro qui dentro, sei l'escremento sul copertone dell'ultima ruota del carro, sei la mosca schiacciata sull'escremento dell'ultima ruota del carro, sei la muffa sulla mosca. Pronto? Pronto? Sulla mosca? Pronto? Cosa fa la mosca? Pronto? Che orario fa lei? 9:17. 9:17. Un 9:14 con lo stesso stipendio? Ma perché è possibile? No. Però potremmo pagarle gli straordinari. Davvero? Adesso basta. Lei mi costringe a fare la voce grossa, va bene? Io comunque ho un contratto qui, perché va bene tutto, ma io ho firmato un contratto che va rispettato, ok? Lei ha un contratto. Faccia un po' vedere. Se ne vada. Se ne vada allora, forza, se ne vada. Sa quanti ne trovo come lei che per 500 euro al mese vengono qui a lavorare? Lo vede quello, lo vede? Quello è uno stagista. Lavora gratis. Scusi, ma se lavora gratis, cosa mangia? Cosa mangia? Cosa mangia? Ma anche per la legge delle probabilità. Su 7 milioni di miliardi di corpi celesti, è chiaro che esistono altre forme di vita. Fanno incazzare questi discorsi. È come se non ci fossero le prove. Prendi Maya, scusa. No, gli alieni esistono e come? Bisogna saperli ascoltare. Scusate, sentire che parlava di alieni a te fammi ridere. Ecco, scusate, a te fammi ridere e merda. Ma che ragionamento è questo? Questo è merda, come l'alieno. Io ho visto l'alieno, devi avere prove per conoscere l'alieno. Io l'alieno ho visto, fa niente l'alieno. Io ci ho parlato, non dice niente, dice merda. E poi voglio dire, sta a parlare con i Maya. Allora stiamo a parlare di teoria di Maya. La teoria di Maya è merda, che questi nel 1500 stanno ancora così ai piramidi quadrati e noi stavamo così a Cappella Sistina, capito? Questi a scozzare i tori e noi il Rinascimento. E allora stiamo a ascoltare Maya. La cultura Maya è merda se dobbiamo indurre tutto questo. Perché te, secondo te l'uomo è stato sulla luna? Sì. Ma come è stato sulla luna? L'uomo è stato sulla luna è merda. Se vogliamo credere che altre forme di vita, allora facciamo. Al massimo può essere altre forme di vita quando sai che fai la merda che dici guarda, ce l'ho prodotta io questa, è un'altra forma di vita. Però comunque è merda questa. Scusate se l'ho disturbato. Ma scusa, anche i giornali dicono. Sì, ma non è per motivo che dici te però. Questo è un altro motivo, questo è un altro discorso. Scusa se l'ho disturbato. Carohino amore, eh? Dai, karaoke, eccolo lì. Partite, eh? Dai, sai che non c'è un altro al mondo come te. E solo qui, solo per dirvi che l'amerò. Va bene, buino blu è. Hai visto quello? Oddio, Giampietro! Il mondo per me dove oddio, che facciamo quello? Guarda quello che mi chiede! Che tu sei di un altro... Giampietro, smetti non di capisco! Io morirò... Ma quello? Sì. Ma quello è normale, amore, è normale! Normale, è normale! Ho provato a fare a meno dei tuoi... Baci, sigari.
te, i tuoi sorrisi, i tuoi caffè. Ma tu sei per me, io Ciampietro, guarda questo, guarda questo Ciampietro, questo. Prendimi, oddio, che facciamo? Ma quale vedi? Ma questo. Dammi l'innormale. E c'è un altro al mondo come te. Adesso che tu sei di un altro. Oddio, Ciampietro, guarda questa. Ciampietro, questa davanti a me. Che c'è? Oddio, Ciampietro. Non capisco, amore, non capisco. Ma cosa sei drogato? È normale. C'è un uomo che ti chiede perdono. In ginocchio con il suo cuore in mano. Da questo povero italiano, italiano innamorato, da questo povero italiano. Cosa c'è? Che succede? Dal innamorato. Fammi mai finale, meno per italiano, il merenda. Pietro, devi sempre fare il cretino, sempre, non ti risparmi mai, come tutti i Natali a casa dei miei, Giampietro, bravo, complimenti, ti confermi sempre, muoviti! È normale, amore, è normale, è normale. Vabbè, li faccio per bene da solo, eh? Giampietro! Vabbè, un'altra volta, arrivederci.